Romina Power e Albano si esibiscono sul palco di Amici nel corso del settimo serale in onda sabato 19 maggio. Una ospitata di lusso, se non fosse che il particolare arrangiamento rap di Felicità presentato al pubblico è un tantino polemico e solleva la replica decisa di Maria De Filippi. Maria, volgiamo il nastro. Tutto parte con la presentazione di un'esibizione dell'ospite Albano. Come vorrei ballare come loro e SCLAMA, lui quando prende possesso del palco, che poi tiene a dare la sua lettura morale della situazione. È una bella scuola, questa serve a tenere lontani i giovani da quel maledetto elemento che domina un po' tutto, che è la droga. Subito dopo Maria lancia un filmato tratto dall'intervista di Romina Power con Maurizio Costanzo, in particolare quello del passaggio in cui l'attrice e cantante americana parla della chimica che si crea quando la sua voce e quella di Albano si fondono, e dunque è chiaro che a breve si canterà e che prima o poi la Power si manifesterà. Arriva Romina in versione rapper polemica, PARTE, Felicità, ovviamente, e la intona da solo Albano che, dopo la prima strofa, viene raggiunto in studio da Romina per il trionfo assoluto dei due, acclamati da tutto il pubblico. L'arrangiamento di serata, però, è diverso dal brano che siamo soliti ascoltare. La performance di Amici ha visto Romina esibirsi in quello che di fatto è una versione rap della canzone con delle barre in cui parla in modo polemico della televisione. La Felicità è una televisione che non sia di parte, che non abbia padrone. Conduttori venduti per vile denaro che per brama di audience si estingue nel caro, estinto o no che cosa vi importa, le buste di sponsor sono sotto la porta. Gli spazi venduti al miglior offerente e il pubblico oramai sempre più insofferente, la replica perentoria di Maria De Filippi, la sferzata in stile rapper di periferia arrabbiato con il mondo, pronto a combattere il sistema cinico e baro, non viene apprezzato troppo dalla De Filippi che, appena terminata l'esibizione, riprende in modo decisamente severo la travolgente Romina, puntualizzando che lei con i presentatori citati dalla Power non ha nulla a che spartire. Non mi rivedo in quella categoria di conduttori, stabilisce categoricamente Maria, mettendo tutti i puntini sulle i. Non ho un padrone, un bravo editore, è una persona per bene, e a cui sono affezionata, prosegue poi Romina, non può fare altro che sorridere. Albano e Romina Pove. Amici diventa il loro salotto subito dopo, la De Filippi invita la coppia di artisti a raggiungere le loro poltrone, incaricando Albano di far strada. Il cantante pugliese, Sornione, sorridendo scherza. Non è che poi diranno che c'è del tenero tra noi. Quen MARY lo rassicura a modo suo. Tanto lo dicono sempre. Eater Parisi e Romina, appena si vedono, si abbracciano e iniziano a parlare come vecchie amiche al bar. Albano nota che la cosa sta rallentando il ritmo della diretta e interviene subito in tono ironico. Volete un caffè? Una bottiglia di spumante? La De Filippi, travolta dall'esuberanza del cantante pugliese, lo prende in giro per la sua solerzia, ma il signor Carrisi rivendica le sue responsabilità sul buon esito della trasmissione. Io che mi preoccupo dell'andamento dello show, devo dare la mia rappresentanza, esclama prima di sedersi.
concludendo così IMONTO Revival dedicato a lui e alla sua ex moglie.